Però siamo venuti fin qui perché appunto dobbiamo... Ho sbagliato, sono un grande, fermati! Ciao a tutti ragazzi, sono Andri, bentornati sul mio canale, siamo qua con Nico Bellic e siamo ufficialmente alla missione numero 85, ovvero proprio l'ultima, prima di andare verso il bivio dei finali. Allora dovrebbe arrivarci la chiamata di Jimmy Pegg, se non vado errato. Anche perché, ragazzi, la mappa è vuota, quindi... posso solo immaginare, vero? Nel mentre, boh, faccio avanzare il tempo, non so. 5 years later. Chi cazzo è che urla? A sto qui. Stai zitto. Eccolo. Nico, the sheriff's gone down. I need to see you. Come to the club in Tudor. All right, Mr. Pegorino. I'll see you there. Let's him there. Hey! Fermati, coglione. Oh. Non so perché questo gioco vada a scatti davanti i rifugi. Qualcosa che non quadra, però ok. Comunque andiamo a Tudor, che è l'allenatore del Verona, ex allenatore dell'Udinese. Ce l'ho chiamato un quartiere di Liberty City, fantastico. Beh, sicuramente non è dedicato a lui. Vuoi due schiaffi? Forse è meglio di no, perché forse ti ritira più forti. Beh, come singolare Jimmy Pegg. Good to see you. And you? How are you? Fucking terrible. We got legal problems, all kinds of crap. You know how things have gone. Close to your dream, and something holds you back. No. Well, commission or no commission, I ain't gonna starve. People don't want me around, they don't have to have me. I know how to earn. I need a favor. Here we go. Fuck you. I looked out for you. And I'll pay good. Real good. Mi ha protetto, insomma. Vedremo come mi protegge, dai. I got some Russians who have a buyer. Russians? Yeah. Dmitry Raskolov. No, we got the history. I know. But this is real. I need you. Real? What the fuck is real? Real because it's you? Real because it's my last chance. Then good luck. No, I need you to get that age. I need the money. I looked out for you. You know, people wanted to whack you. I said no. Now I need you. And I'll pay a lot of money. Listen, Mr. Pegorino, I already told you. I got history. No, you listen, you dumb immigrant fuck. I ain't asking you. I'm telling you, do this. Addirittura. Get over your principles. These guys don't hold grudges. Do it, or you and me are gonna have a problem. Look, Phil will look after you. You won't even have to deal with the fucking Russians. He's waiting for you down in Tudor. Sempre vestito da dottore, che grande. Hey, how about that drink? E guardate caso, proprio adesso che usciamo da questo strip club, Dimitri ci chiamerà. Roman, I have a problem. Anzi, forse no. This is serious, Roman. I have been asked to work for Dmitry Raskolov again. There could be a resolved your differences. He's on some boat in East Hook, right? What, you know about this? He's on a boat in East Hook? Yeah, I heard you had forgiven him and we're working together. You're doing this deal, right? Now that I know where Dmitry is, I might just go there and take him out instead. Have you forgotten that he burned down your apartment and business?
that he arranged your kidnapping? Now I have a better apartment, and I'll have an even better one if you work with him again! Promise me you won't do anything hateful. Non è così che funziona, zio. Proprio. Ok, siamo sempre nel middle of nowhere, because adesso chiamerà anche Kate, esatto. E ci sarà da fare la fatidica scelta. I have a decision to make, and I don't know who to talk to about it. What's your choice, Nico? There is a man who betrayed me in the past. I am being asked to work with him. It could be very profitable, but it would mean going back on an oath I swore to myself. Una donna che non mi sono mai cato in tutta la storia. I don't know. It'll make things easier for me and for Roman. I'm not going to respect you if you compromise what you believe in. Vedrai il mio rispetto. Te ne frega un cazzo. L'hai vista due volte di striscio. Comunque, prendi la tua decisione. Ovviamente non la prenderò adesso, perché ovviamente ci sarà da aspettare 5 messaggi. Oh. Nah, non mi convinci, Dimitri. Anzi, era Roman. Allora, paghi sconosciuto. Se cerchi lavoro. Ah, ok, The Fixer. Allora, questa missione, ovviamente, come pronosticabile anche chi la conosce, non ha niente da offrire. È proprio la missione dell'apertura del bivio. Ovviamente io adesso devo portarvi tutte e due finali, perché insomma siamo venuti fin qui per vedere il signore Wayne, no scherzo, però siamo venuti fin qui perché appunto dobbiamo... Ho sbagliato, sono un grande, fermati! Devo prendere una decisione e essendo... un contenuto che vi porto su YouTube, ma essendo anche allo stesso tempo una guida, perché anche Blood Brothers, Holland Knights o The Holland Play, come si chiamava, vi ho portato entrambi i finali. Figuratevi se non vi porto entrambi i finali del gioco, cioè non avrebbe senso. Quindi noi ci vediamo la prossima volta, non vi preoccupate, e la prossima volta noi partiremo con il finale a fare. You really do. Are you disappointed that I have not found and killed you yet, Dmitry Raskolov? Do not worry, your time will soon come. I went to the sewage works on Charge Island. I picked through the bodies, and yours was not amongst them. Very disappointing. I'm sorry. Or maybe the thugs who failed to kill me should be blamed, though. I cannot believe that you would steal from my friend Ray Bulgarin twice. First in Europe, and then these diamonds in Liberty City. You are in debt to him, Nico. Why don't you just pay him what you owe and we can all get along? I have no debts to Bulgarin, Dmitry. And the only thing I owe you is a bullet to the temple. You will be paid in full. Fear not. You have a sharp tongue, Nico. It is only a matter of time before it is cut out of your mouth. Goodbye. Ok, grazie. Vabbè, come detto ragazzi, noi ci vedremo per il finale A, ovvero l'affare. Vi porterò le missioni alternate, quindi la prima missione dell'affare, la prima missione della vendetta, poi la seconda missione dell'affare, poi la seconda della vendetta, poi la terza dell'affare e poi la terza della vendetta. Quindi andrà così, ad alternanza. Dopodiché ragazzi, noi chiuderemo i battenti con GTA 4, passeremo a GTA 4 dello Stand Amned, che tra l'altro ho già registrato qualcosa, e per le missioni secondarie, cosa che ve ne ho già parlato, volevo fare una cosa carina. Dato che questo gioco è stato forse, ripeto forse, annunciato per PS5, avevo in mente, sia per la storia principale che per le espansioni, di portarlo su PS5. Però con le missioni secondarie, perché insomma portare una campagna un anno e l'anno dopo riportarla su PS5, se poi perdo iscritti, avrebbe anche senso. Quindi già un contenuto vecchio, vorrei portarvi su PS5 solo le missioni secondarie fatte
appunto come si deve, magari anche con una bella live. Per quanto riguarda invece le storie principali, noi faremo questa, faremo quelle di The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony, e poi passeremo a GTA 5, perché ovviamente è uscito quello per PS5, quindi ci tufferemo anche dentro quello. Io vado a salvare e vi saluto. Ok ragazzi, noi ci vediamo la prossima missione. Statemi bene, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale. E la prossima sarà la prima missione per il finale verde. Grazie ragazzi, alla prossima.